qui con un nuovo video. In questo video voglio farvi vedere una cosa carinissima che mi sono fatta per il mio logo, che carinissima, e penso che possa essere un'idea per tante di voi. E ho creato, vedete, la mia piccola insegna in gomma Eva, vedete, con lo spessore, l'ho fatta in 3D. E in più mi sono creata anche un orario sotto per non sforare i miei orari davanti al computer. Qualche volta, beh, capita ovviamente di sforo, perché faccio a volte troppe ore davanti al computer. Allora ho cercato di crearmi il mio piccolo logo ed è creato in questo modo. Tagliato, vedete, sulla gomma Eva la forma e poi ho usato la carta adesiva. E niente, se vi piace questa idea per creare anche voi le vostre piccole insegne, guardate il video e lasciatemi un commento sotto al video per sapere se questa idea vi può piacere. E niente, adesso vi faccio vedere come ho scomposto tutto il mio file. E niente, con questo ora vi lascio al tutorial, a questo piccolo video. Grazie e lasciatemi tanti commenti e soprattutto un bel like. Allora, apriamo il mio logo. Questo è il mio logo e adesso voglio che questo logo me lo vado a scomporre e me lo vado prima innanzitutto a fare su imposta documento e me lo vado a fare in formato A4, perché voglio farmi questa insegna di formato A4. Vado a scomporlo adesso, mi tengo sempre una base qui duplicata premendo Alt e vado adesso a su oggetto separa e mi vado a scomporre un po' tutto. Andiamo sempre su oggetto separa in questo modo, vedete il bianco sta qui, quindi mi porto questo qui. Questo invece me lo voglio lasciare qui sopra, me lo seleziono e me lo metto un po' più dentro. E ora vado prima un attimo a posizionare questo e vado a ingrandirlo in questo modo e me lo metto qui. Ora mi seleziono questo che abbiamo selezionato prima e me lo porto qui e me lo vado a ruotare in questo modo. Vado a mettere uno sfondo in modo che riesco a vedere il sotto, me lo metto rosa, tasto destro, porta sotto, ecco qui, in modo che vado a vedervi bene il contorno. Su questo qui vedete che ho messo una traccia, mi vado a fare un po' di più di traccia in modo che stacco bene le due scritte. Ok, questi due rosa me li vado a fare più scuri, proprio del colore, vedete, che ho fatto del sotto. Vado adesso a crearmi un rettangolo qui sotto, vado sul righello, visualizza righelli, mostra righelli e mi vado a mettere, vedete, il centro. Vado a prendere la penna, vedete, invece vado a mettere un puntino e me lo porto, vedete, verso dentro. Chiamo shift, vedete, tenendo premuto verso il dentro. Vado qui e mi scrivo i miei orari, 18. Mi voglio fare degli orari per tenermeli sulla mia scrivania, giusto per ricordarmi di non perdere molto tempo. Ok, me li vado a fare un carattere e vedete, me li faccio in questo modo. Vado a metterci anche la traccia in questo modo. Ora qui io ho un'ombra che avevo fatto, andiamo a fare separa, tasto destro, oppure andate sempre qui e andate a fare separa. Ora andiamo a togliere quest'ombra io ce l'ho in aspetto, vedete, eccola qui, e me la vado semplicemente a togliere in questo modo. Quindi questo sarà il contorno del mio taglio, eccolo qui. E questo me lo vado a mettere ancora più dentro. Voglio andarmi a prendere un pennello e voglio andarmi a creare un cuoricino in questo modo. Vado a metterlo di colore bianco e me lo voglio andare a mettere qui. Ok, e questo me lo faccio più basso.
Ok, me lo faccio un po' più largo questo, vedete, in questo modo, e questo me lo abbasso un po' più di qua, in modo che dopo ci vado a fare dei buchini. Ok, adesso io passo al taglio e ci vediamo tra poco e vi faccio vedere come è venuto. Come vedete, questa è la stampa che ho fatto della mia insegna. Ho messo i crocini, ora la taglio e andiamo a fare tutto quanto passo dopo passo. Come vedete, ho ritagliato tutte le mie iniziali dell'insegna e ora le vado a stampare, vado ad attaccare la parte adesiva. Vado a fare un nodo e prendo uno scotch e mi vado a fermare dietro questo nastro. Mi vado a mettere questo e vado a prendere un altro po' di scotch, vedete, me lo fermo qui. Eccomi qui, come vedete questa è la mia insegna creata e finita, fatta in gomma eva e carta adesiva lucida, e anche se è un po' sfilacciata perché comunque la gomma è un po' alta, a me piace moltissimo il risultato e lo lascerò qui dietro alla mia postazione del computer, e perché così ce l'ho sempre in vista. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie e ciao a tutti!